siamo qui questa sera per parlare insieme a Renato Sarti, Laura Curino e all'avvocato Federico Sinicato dello spettacolo e non solo Il rumore del silenzio, in scena fino al 10 di dicembre al Teatro Gobetti. Allora, senza voler rubare troppo tempo, io inizierei subito chiedendo a Renato Sarti, che di questo spettacolo è autore, regista e anche protagonista insieme a Laura Curino, come è nata la scrittura di questo spettacolo, dal titolo peraltro davvero bellissimo, molto poetico ed insieme anche molto, molto forte, e soprattutto per capire insieme quale tipo di interferenza si crea tra la grande storia, che è quella ben nota della deflagrazione della bomba esplosa a Milano, in Piazza Fontana, nel dicembre del 69, e una storia invece più privata, storie più private. Ma, buonasera, grazie a tutti. Beh, per chi non avesse visto lo spettacolo, c'è qualcuno che non l'ha visto? Io meglio così, anticipo tutto, spoilerizzo e non vengono a vedere lo spettacolo. No, scherzo. No, tutto nasce un po' da un fatto anche molto, vorrei autocitarmi, biografico, nel senso che io ero arrivato a Milano, qui dico poco perché ne parlo durante lo spettacolo, pochi mesi prima, il 12 novembre, 17enne, lavoravo a Milano, a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, una ditta di trasporti marittimi, e mi ricordo i commenti sul tram e mi ricordo poi soprattutto tre giorni dopo i funerali, che io ero sperso, ero appena arrivato a Milano, non capivo molto bene cosa succedeva, ed era successo questo fatto enorme, si comprendeva subito che era qualcosa di enorme. E per di più abitavo, combinazione poi in via Rovello, che è la strada, la via del piccolo teatro, un piccolo segno del destino, in una ex comune di anarchici. C'erano rimasti due di questi anarchici e comunque si parlava di queste cose, quindi quell'episodio mi è rimasto come una specie di imprinting del mio arrivo a Milano. Da Trieste. Da Trieste, esatto, sì, da Trieste, la città da quale volevo fuggire, volevo venire qui a Milano, volevo andare a Milano, c'era Brera, c'era la metropoli, quindi nasce un po' dal fatto personale. Fra l'altro poi ho scoperto recentemente, cioè non ho fatto caso, ma c'è un'altra combinazione del destino oltre via Rovello. La mia data di iscrizione all'EMPAS, cioè il primo lavoro che io ho fatto nel mondo dello spettacolo, è targata 12-12, quindi 12 dicembre, stessa data della strage di Piazza Fontana, 73 però, 4 anni dopo. E un po' forse anche per questo, diciamo così, anche per altri motivi, ho sempre legato la mia attività teatrale alla storia e contemporaneamente la storia al teatro. Queste due strade sono andate parallele. Il tutto nasce, faccio una piccola parentesi, poi arrivare alla domanda, ma è un modo anche per rispondere alla domanda, il tutto nasce dal fatto che io abitavo a Trieste, sì e no, a 10-15 minuti a piedi dall'unico lager di sterminio esistente sul territorio italiano, quello della Risiera di San Sabba, e fino all'età di 15-16 anni, e solo perché ho frequentato l'Istituto d'Arte, che era un istituto particolare, che aveva personaggi un po' stravaganti, sono venuto a sapere dell'esistenza di questo lager, che era in un posto frequentatissimo, perché la Risiera di San Sabba è situato a fianco al vecchio stadio Grezzar, adesso c'è il nuovo stadio Rocco, quindi frequentato da tutta la città. Io poi giocavo con i pulcini, con i giovanili, e quindi andavo anche lì ad allenarmi ogni tanto. È un altro posto frequentatissimo a Trieste, i cimiteri, che tradizione vuole, dopo le onoranze funebri, ci si va a rifugiare in qualche trattoria a Bever. E una delle trattorie dove ci si andava a, non a festeggiare ovviamente, a stare insieme dopo le onoranze funebri, una di queste era proprio situata, guardate, non più distante da qui all'ingresso del teatro. L'ingresso della Risiera, di fronte aveva questa trattoria, che era già esistente ai tempi della Risiera. Questa cosa qui, quando l'ho scoperta, ha gravato su di me, perché mi sono sentito defraudato, un autentico furto, del mio passato. Nel mio percorso curricolare delle scuole elementari, questi tre argomenti non si tratta, medie inferiori, come si chiamavano loro, adesso si chiamano primarie di primo grado, secondarie di primo grado, e poi la scuola dell'Istituto d'Arte, sono venuto a saperlo, ma non ho studiato mai la Seconda Guerra Mondiale, zero.
ed è una cosa che ha dell'incredibile. E questa cosa qui ha gravato su di me, per cui ho in qualche maniera cercato di recuperare e mi sono iscritto a Lettere a Trieste, dove c'era il primo indirizzo storico. C'erano degli storici amici di Giovanni De Luna, che voi conoscete qui di Torino, che erano di calibro europeo, come Giovanni Micoli per la storia della Chiesa, come Rino Sala, come Collotti, eccetera. Mi sono innamorato della storia combinazione facendo teatro. E quindi è nata da questa cosa qui. Poi però negli anni ho seguito le vicende della storia di Piazza Fontana. Penso di essere venuto parecchie volte a vedere, io e Federico non ci conoscevamo ancora, lo vedevo con la sua toga che faceva le udienze dell'ultimo processo svolto a Milano nel 2000, è cominciato nel 2000 se non sbaglio, no? Ecco, e mi sono sempre interessato a questa storia qui, anche perché è una storia che ha segnato la città di Milano, e io reputo sempre che al di là del Covid, al di là del delitto Moro, quello sia stato l'episodio più importante della storia della democrazia in Italia, nel senso che lì c'è stato il rischio che si facesse un passo indietro, che si spostasse un certo della storia indietro, e come era successo in Grecia, potesse venire anche qui in Italia, che ci fosse un colpo bianco e una guerra civile. In quel momento lì si è rischiato questo. Chiudo dicendo che questo interesse poi... Ecco, il titolo più bello del libro, di tutti i libri che ho letto, Stare di Stato, Una finestra sulla strage, eccetera, eccetera, il titolo forse più significativo è la forza della democrazia, se non sbaglio, no? Si chiama quello di... aiutami Federico, ahimè. Forza della democrazia, non me lo ricordo. La forza della democrazia, adesso mi verrebbe, scusatemi, no, comincio a perdere il colpo in una certa età. La forza della democrazia è di... di un scrittore famoso milanese, un amico della Cederna, eccetera. Perché? Perché in quel libro sta il significato di che quel tentativo di rovesciare, no, non era Bocca, è la Pomigliano. Stajano. Stajano, Corrado Stajano, grazie. Stajano. Grazie. Stajano. Corrado Stajano, la forza della democrazia, cioè come il nostro paese comunque ha retto a quella forza d'urto che è stata il tentativo eversivo della destra. E quindi da tutto questo interesse. Io ho scritto testi sulla deportazione, su Goliotto, che era il lager, diciamo così, peggiore di Tito, ho scritto sulle foibe, ho scritto sul fascismo, eccetera, eccetera. Faccio anche teatro comico, lo dico perché magari uno dice, io ho fatto parte del gruppo storico dei Comedians di Milano, con la regia di Gabriele Salvatore, c'era Silvio Orlando, Antonio Catania, Claudio Bisio, Paolo Rossi, Bello Storti, a fianco il lavoro di teatro popolare, drammatico, tragico, quello comico, e però la storia, anche quando si fa il teatro comico, in qualche maniera c'entra, perché reputo che questo, e qui chiudo veramente, noi siamo in un paese, quando mi incontro nelle scuole, dico sempre ai ragazzi che voi sapete poco, niente o male del vostro recente passato, ma non è colpa vostra, non siete altro che l'implacabile specchio di un fallimento quasi totale di due generazioni che vi hanno preceduto, in un paese che ha fatto della memoria storica un optional e dell'oblio lo sport nazionale. E quindi per questo ho scritto questo testo. Ecco, rispetto proprio alla questione della storia, qui io sono molto affezionato, e anche, diciamo, questa è una domanda che estenderei anche a Laura Pubino, cioè rispetto al rapporto con quelle che sono state le testimonianze orali, quindi delle importanti fonti che ovviamente vanno, come dire, tenute in considerazione con le loro, poi, il loro potere ricostruttivo altamente soggettivo, però comunque hanno un ruolo fondamentale nei processi di ricostruzione storica. Ecco, in questo spettacolo quale tipo di valore hanno le testimonianze dirette di familiari, parenti delle vittime? Penso poi anche e soprattutto alla storia di Licia Rognini Pinelli, che insomma Laura Pubino incarna poi in scena. Le testimonianze sono il punto di vista che Renato, e qua ci sta davvero tutto il fascino che ho provato leggendo questo testo, il punto di vista che Renato ha preso per scrivere il testo, il punto di vista delle vittime, dei parenti delle vittime, scusate, il punto di vista dei parenti delle vittime. Le persone nelle quali la storia entra con violenza e cambia la vita, improvvisamente, di colpo cambia la vita, come sempre può cambiare la vita la perdita di una persona cara, ma
cambia la vita, perché la storia della persona cara non è più la tua storia, non hai più neppure realmente il rapporto con la persona che ti è stata uccisa. Diventa qualcosa di pubblico, diventa qualcosa di che va al di là della tua relazione, e tu stesso diventi un personaggio, no? Una storia del genere si toglie il termine di persona e diventi un personaggio. Qui corrono parallele due vicende, lo vedrete voi che vedrete lo spettacolo stasera. Corrono parallele le vicende dei parenti, dei 17 parenti delle vittime accertate al tempo, e discosta, anche negata, anche odiata da alcuni, ignorata da altri, vessata da altri, la moglie di Pinelli, che è stata poi dichiarata dal presidente Napolitano moglie della 18ª vittima, ma sono passati molti anni, lei ha vissuto molti anni in compagnia dell'essere per alcuni la moglie del mostro, per altri la vittima di un'ingiustizia fortissima. Nel testo le testimonianze sono tutto, perché creano una voce limpida, diversa per ciascuno di loro, e perché hanno raccontato passo passo a Renato in tante colloqui, in tante occasioni, che cosa è successo quel giorno, ognuno dal suo angolo, partendo da un pezzo della città. Lo spettacolo a Milano ha una forza molto grande, anche perché molti ricordano, molti abitano lì dove è successo, molti hanno lo stesso problema con un'auto che non funziona, molti hanno un vestito Principe di Galles, le testimonianze portano questa vicenda, che è sicuramente una vicenda emblematica, nazionale, te la portano vicinissimo, forse ancora più vicino di quello che può fare a tanta distanza un libro o un giornale. Perché? Perché senti parlare le persone. Non so se Renato Sarti volesse aggiungere qualcosa sulla questione del libro. Sì, le testimonianze sono state fondamentali, proprio perché ci hanno permesso di cercare di riequilibrare un peso diverso. Con tutto il rispetto, che stiamo parlando di cose molto serie, sia ben chiaro, per certi versi la figura di Pinelli è stata sempre ricordata. Perché? Perché succede in un ambito della questura, per questa persona, e qui bisogna stare sempre attenti alle parole che si usano, perché per gli anarchici e molte altre persone è stato scaraventato. Per la sentenza definitiva ha avuto una forma di malorativo che scivola sulla ringhiera, batte sul cornicione e si sfracella nel sottostante giardino. Per il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 18ª vittima di Piazza Fontana. Ci sono diverse interpretazioni. Però il peso di Pinelli dal punto di vista del ricordo è molto vivo. È diventato un emblema di un'ingiustizia, di una mala giustizia, dei depistaggi, delle collaborazioni fra apparati dello Stato e la destra avversiva di Ordine Nuovo. I parenti singoli delle 17 vittime non hanno avuto, diciamo così, questa, è brutto usare il termine notorietà, ma è così. E quindi in qualche maniera abbiamo cercato, proprio conteggiando quasi il numero di parole, dei caratteri, non mi ricordo che calcolavamo il numero dei caratteri cui dedicavamo alla storia di Pinelli, e il numero di caratteri dedicati a Dendena, di Silva, gli Armoni e gli altri che erano le vittime della strage. Perché a queste persone qua l'unica cosa che si fa è il 12 dicembre, intorno alle 16 che c'è la manifestazione, il ricordo, si leggono i 17 nomi, ma non si sa niente di quello che hanno fatto prima. Ed erano persone che a questo paese avevano dedicato tanto, o con il lavoro, oppure molti di questi hanno fatto la prima guerra mondiale.
Alcuni di questi erano stati deportati nei lager nazisti e quindi persone che avevano dato quella patria che poi si rivelerà ingrata nei loro confronti un apporto fondamentale, e questi personaggi si sono dimenticati. Quindi il lavoro è stato quello di scavare nelle testimonianze singole e comprendere quello che è l'aspetto, quello che diceva già Laura, personale, intimo, familiare, di cosa è successo. Perché quando succedono questi fatti terribili, cambia, come ha detto Laura, la vita di una persona. Davanti a un incidente stradale, davanti a un assassinio, davanti a un suicidio, la vita della persona e dei familiari di questa persona cambia, non è più quella stessa e non c'è niente da fare, non ci si dimentica, quello diventa un punto di partenza di una nuova vita che è più terribile perché c'è questo trauma. Ecco, noi siamo andati a scavare su quegli oggetti quotidiani, una cintura, un pacchetto di sigarette che le bambine di Pinelli avevano preparato di regalo con la carta e il fiocchettino per il papà per dicembre, un pacchetto di caramelle Champs, cioè da queste piccole cose abbiamo cercato di scavare nell'intimo del quotidiano di queste vite, che ci sono state due tipi di deflagrazioni, quella nella banca e quella intima personale delle persone, del vivere quotidiano. Ecco, io prima di proseguire appunto un po' con soffermarsi su alcuni aspetti della vostra composizione scenica, fare un incursione appunto nella storia, anzi nell'attualità, con l'avvocato Sinicato e che è presidente dell'associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969. Per capire, provare a capire insieme innanzitutto come è nata questa associazione, qual è la sua vocazione, il suo statuto attuale e qual è anche lo stato giuridico attuale di Piazza Fontana, l'eredità che quella storia ha nell'oggi. Sì, buonasera a tutti. Allora, l'associazione, rispondendo subito alla domanda, poi vorrei fare due ragionamenti con voi. Rispondendo subito alla domanda, l'associazione nasce in progressione. All'inizio, come giustamente avrete intuito da quello che diceva Renato Sarti prima, abbiamo i familiari delle vittime. Sono singole persone, sono singole famiglie. Tra l'altro la maggior parte di queste famiglie non sono di Milano, città, ma sono dell'Interland milanese, perché la Banca Nazionale dell'Agricoltura si chiamava appunto così perché era la banca degli agricoltori. Era in centro a Milano, in Piazza Fontana, in fianco a Piazza del Duomo, ma in realtà era la banca di riferimento degli agricoltori che stavano nell'Odigiano, diciamo nelle campagne intorno a Milano, e che venivano a Milano il venerdì, perché a Milano si teneva una specie di mercato, diciamo il mercato commerciale vero e proprio, cioè quello nel quale per esempio venivano scambiati i valori delle sementi o i valori delle bestie o l'acquisto delle macchine agricole, e quindi si trovavano tra di loro mediatori e non solo proprietari di cascine, scambiavano, vendevano, compravano eccetera e si recavano poi in banca a fare operazioni. Parliamo del 69, quando non si faceva evidentemente la banca online, si doveva andare fisicamente in banca a fare le cambiali, a scambiarsi le cambiali, a firmare gli assegni, a depositare gli assegni che venivano dati dagli altri. Questa è l'origine delle 17 vittime, quindi 17 famiglie tra loro separate, tra loro distanti. Non c'era nulla che li collegasse se non il lavoro che facevano, perlomeno il tipo di interessi che avevano quel venerdì. Quindi difficile all'inizio per questo gruppo di persone, le mogli, i figli, trovare dei punti di contatto, trovare un luogo fisico dove guardarsi negli occhi, dove il primo momento sostanzialmente furono i funerali che voi avete evocato, che sono un momento fondamentale della storia di Piazza Fontana. Voi pensate, è la prima grande strage politica italiana, e nell'ottica di chi l'ha compiuta, cioè il gruppo di Ordine Nuovo dell'estrema destra veneta dal punto di vista operativo, ma Ordine Nuovo era un gruppo, un movimento organizzato a Roma da Pino Rauti, che poi diventerà segretario dell'MSI 18 anni dopo, quindi fa una carriera all'interno dell'MSI
personaggio importante da questo punto di vista della destra italiana, quella strage doveva essere il prodromo di uno spostamento dell'asse politico italiano. Il 69 è un anno topico per la storia d'Italia, come per la storia di tutta l'Europa, viene dopo il 68, e non solo dal punto di vista aritmetico. Il 68 è l'anno dell'esplosione della protesta giovanile, anche in Italia. Il 69 è l'anno dei grandi scioperi, si parla di autunno caldo nel 69, i grandi scioperi. E l'unione tra la rivolta giovanile, studentesca soprattutto, e le proteste operaie diventa veramente un problema incendiario per l'establishment e per la, diciamo, la stabilità della struttura politica italiana. Questo è il momento, questa è la ragione per cui viene pensata e poi compiuta la strage. E infatti quella strage di fatto ha cambiato l'asse della corsa che l'Italia aveva in quel momento. L'Italia era in quel momento il paese europeo col più grande partito comunista, che aveva delle caratteristiche molto particolari, evidentemente, ma era il più grande partito comunista. Era un paese al confine con il blocco comunista, col blocco sovietico. A Trieste, a Udine, eccetera, passava a pochi chilometri il confine con i carri armati, con la Stella Rossa dall'altra parte. Era un paese sotto controllo americano, NATO, ma quindi americano dal punto di vista della politica mondiale, della politica, strategia complessiva. Quindi era un paese fragile, ritenuto pericolante, oltre che pericoloso. Non per nulla in Italia c'erano i depositi Gladio. Cos'è Gladio? In due parole, è una struttura segreta ufficiale, regolamentata con trattato internazionale, firmato per l'Italia da quello che poi diventerà ministro Taviani, che prevede la costituzione di depositi segreti di armi ed esplosivi e di una lista di adepti, diciamo, di iscritti allertabili in qualsiasi momento per operare militarmente sul territorio italiano a titolo di difesa del territorio e contro rivoluzione nel caso di diciamo di ingresso delle truppe sovietiche o di rivoluzione italiana di tipo comunista. Quindi questo era lo stato dell'Italia in quegli anni, nel 69. La strage colpisce nel mucchio, casualmente nella banca, e non solo nella banca di Milano, anzi in quella banca di Milano, ma un'altra bomba, come voi forse saprete, fu collocata davanti alla banca commerciale in Piazza della Scala, a 500 metri di distanza. E contemporaneamente tre bombe vengono collocate a Roma, in tre posti diversi, in centro, l'Altare della Patria, Banca Nazionale del Lavoro, eccetera. Fortunatamente fanno solo feriti e non fanno morti. Quindi era un'operazione in grandissimo stile, pensata per essere di grande impatto. Doveva rendere, come posso dire, mettere il terrore alla buona borghesia, tra virgolette, e comunque in generale agli italiani. Faceva seguito a una serie di attentati altrettanto pericolosi e preoccupanti, quelli sui treni. L'estate del 69 vede 27 singoli attentati su 27 diversi treni durante l'estate, attentati con la dinamite, che procurano una serie di feriti, fortunatamente non morti, ma feriti, ma che alzano il livello del timore, della preoccupazione, della paura di viaggiare, paura di, e poi paura di andare in banca a quel punto. Quindi l'intera struttura sociale che è messa in forse dalla paura, questo era il senso. E avrebbe dovuto provocare un immediato cambio della politica italiana, un irrigidimento. Si chiedeva a Rumor, che allora era il Presidente del Consiglio, sostanzialmente si chiedeva e qualcuno dice si era ottenuto la promessa da Rumor e da una parte della Democrazia Cristiana che avrebbe portato l'Italia a una
irrigidimento non a un vero colpo di stato militare, ma a un irrigidimento serio, importante della sua struttura politica. Questo non avviene. Questo non avviene e il rumore ne pagherà le conseguenze, perché nel 73, il 28 di marzo del 73, davanti alla questura di Milano, anzi nell'androne della questura di Milano, proprio nell'occasione del primo anniversario della morte del commissario Calabresi, le storie si tengono, poi una parola per spiegare: Calabresi, per chi non lo sapesse, era il commissario di polizia che aveva indagato su Pinelli, che indagava su Pinelli, ritenuto a torto probabilmente il vero autore della morte di Pinelli, ma comunque additato come tale per anni, viene poi ucciso. E nel primo anniversario della morte, Rumor viene a Milano per deporre la corona, e in quell'occasione questo sedicente anarchico, che poi si scoprirà essere in realtà anche lui uomo legato ai servizi segreti, in parte, specialmente quelli israeliani, oltre che quelli italiani, è legato al mondo di Ordine Nuovo, al mondo variegato dei pazzoidi, diciamo tra virgolette, che venivano cooptati all'interno di questa galassia di dinamitardi, lancia una granata, ucciderà 5 persone, non cosa da poco, non colpirà e non riuscirà neppure a ferire Rumor, che si allontana senza illeso, ma quella è la vendetta per non aver fatto quello che ci si aspettava che lui facesse il 12 dicembre del 69. Dicevo dei funerali, con questo chiudo la risposta. Funerali che vedono una partecipazione straordinaria di gente, soprattutto dei lavoratori. I sindacati nel giro di 3 giorni mobilitano l'intero mondo del lavoro dell'Interland milanese, da Sesto San Giovanni, da Cinisello, dalle fabbriche della Pirelli, della Falck, eccetera, arrivano a centinaia di migliaia, si contano 500.000 persone a Milano quel giorno per i funerali. La piazza del Duomo e tutte le vie circostanti sono strapiene, con la gente, ci sono fotografie arrampicate sui fanali per poter guardare, in quello che viene definito qua, nel titolo dello spettacolo, un silenzio assoluto. Un silenzio assoluto che dimostra da un lato la grande partecipazione, il grande afflato etico, oltre che umano, che circondò le 17 vittime e le loro famiglie, ma significa anche, in quel momento, significa anche la forza, la capacità della classe operaia e in generale dei lavoratori e degli abitanti, dei cittadini italiani, di rispondere compatti, con una forza silenziosa, ma proprio per questo motivo ancora più assordante, ancora più importante, alla sfida che era stata lanciata con la valigetta piena di esplosivo depositata sotto il tavolo centrale nella salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Ecco, questi funerali, il 15 di dicembre, che coincidono tra l'altro con la morte di Pinelli, perché muore la notte del 15 dicembre, diventano ancor più del 12 il momento in cui cambia la storia d'Italia. Finisco con questo dicendo che tutte le volte che vengo chiamato o invitato a parlare fuori di Milano, e mi capita ormai con una certa frequenza, mi viene sempre spontaneo chiedere cosa ne pensano loro di Piazza Fontana del 12 dicembre, perché per noi milanesi è quasi patrimonio, cioè è patrimonio naturalmente fin da quando siamo bambini, chi più chi meno, ma insomma della nostra storia. Ma per un non milanese cos'è il 12 dicembre? Cos'è Piazza Fontana? La domanda che verrebbe sempre spontaneo chiedere a voi, non tanto rispondere io. Ecco, se il 12 è il momento in cui l'Italia ha perso, come qualcuno ha detto, no? Ha perso l'innocenza, è la madre di tutte le stragi, il 15 dicembre è il momento in cui è cambiata improvvisamente la prospettiva. Quella che poteva essere una strage, come posso dire, un dramma personale delle singole famiglie, diventa un fatto nazionale. Mi viene da dire, noi tutti abbiamo vissuto dai media evidentemente i funerali di Giulia
Cecchettin a Verona. Ecco, anche in quel caso una singola tragedia personale si è tramutata in un fatto politico nazionale, politico nel senso bello del termine, nel senso greco del termine. La polis si è stretta intorno a Giulia e ai suoi genitori, facendone un fatto proprio. Ecco, anche il 15 dicembre l'Italia, perlomeno Milano, il suo Interland e poi tutti gli italiani, in qualche modo hanno segnato quel calendario in un modo che era inaspettabile prima. E da lì nasce tutto, nasce anche quello che ancora oggi noi in qualche modo viviamo come una dicotomia, come una crasi tra la sinistra e la destra, tra che non si rispettano neppure per certi versi, perché ancora sono debitrici di quel 12 dicembre giudicato ma non definitivamente condannato e di quel 15 dicembre che in qualche modo ha impedito che succedesse quello che qualcuno voleva che avvenisse. Per cui è un momento importante della storia italiana e noi ringraziamo Renato, io parlo a nome dei familiari evidentemente, ringraziamo Renato e Laura perché sono riusciti a incarnare veramente in un modo estremamente impegnativo anche per lo spettatore le due anime di questa storia, una straordinariamente importante nella storia della sinistra in generale, che è quella di Pino Pinelli, la vicenda di Pino Pinelli e della sua famiglia, e quella delle altre famiglie che sono rimaste per tanti anni in realtà un po' coperte, un po' dietro la colonna della storia e che progressivamente oggi si sentono più testimoni di questa storia, non più soltanto vittime. Il cambio, ecco, l'associazione progressivamente ha avuto questo sviluppo. Oggi è un'associazione ormai da 20 anni, 25 anni, notarile, ufficializzata, eccetera, ma anche perché ha cambiato ragione. Non è più soltanto il luogo dove si riuniscono le povere vittime, ma è il luogo dove si crea la testimonianza sulla memoria di quegli anni. Ecco, io ringrazio per questo quadro così approfondito e proverei eventualmente, se ci fosse già qualcuno che ha piacere di rispondere, a rigirare questa domanda che le faceva prima di continuare con la nostra chiacchierata, se qualcuno del pubblico, se no, rispetto a qual è la percezione di Piazza Fontana su di noi, su chi evidentemente non è milanese. Magari c'è chi ci vuole pensare, possiamo tornare a... c'è Leonardo Mancini. Porto il microfono. Colpisce il ricordo di un sondaggio condotto nel 2006 nelle scuole milanesi sulla responsabilità dei fatti di Piazza Fontana. Il 60% degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, cioè dei licei, sostenevano che la responsabilità fosse di matrice brigatista. Allora, voi da un punto di vista della vostra rivocazione storica avete considerato questi curiosi rovesciamenti della storia con la S maiuscola e quali processi sottendono essi? Come diceva Renato prima, in qualche modo ha già buttato lì il seme di questa risposta. La memoria storica degli italiani è la più corta, credo, che ci si possa immaginare. È chiaro che nel 2006 le vicende brigatiste erano le più vicine storicamente, quelle che molti ragazzi delle scuole superiori in qualche modo la loro coda perlomeno l'avevano magari anche vissuta leggendo qualche articolo di giornale o vedendo qualche processo alla televisione, qualche spezzone di processo. Quindi da questo punto di vista una giustificazione poteva anche esserci, ma la vera ragione è la memoria storica cortissima degli italiani. Ed è proprio questa una delle ragioni, dei motivi per cui l'associazione svolge da sempre un ruolo importante, crediamo, nelle scuole. Noi andiamo tantissimo nelle scuole, con i professori naturalmente, a portare la testimonianza e il ricordo e la ricostruzione di quei momenti, di quegli anni, di quelle vicende, perché sono vicende che hanno
costruito la storia recente di questo paese, in modo anche molto significativo, voglio dire. E quindi è importante che i ragazzi, al di là, come posso dire, del sondaggio del 2006, oggi nel 2023, nel maggior numero possibile, possano avere una formazione e un'informazione corretta anche su queste vicende, ma non tanto perché si debba addebitare la colpa a destra o a sinistra o davanti o di dietro, ma proprio perché si ricostruisca quel periodo che, come giustamente è stato detto, non si studia, perché a fatica si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, quando il professore è illuminato. Fortunatamente oggi, devo dire, c'è un po' un cambio di prospettiva. Le università italiane, sia a scienze politiche che a sociologia, hanno dei corsi di sociologia della memoria, e in questi corsi di sociologia della memoria si affrontano proprio i temi relativi alla trasmissione della memoria attraverso le testimonianze, e naturalmente le testimonianze che possono essere più facilmente recuperate sono quelle ancora viventi, evidentemente, quindi dell'ultimo periodo, quindi non so, la tragedia del Vajont, Piazza Fontana, la strage di Bologna, naturalmente, questi grandi eventi che in qualche modo hanno segnato la storia italiana degli ultimi 60 anni, 70 anni, trovano ancora dei testimoni. E su questo vengono costruiti dei progetti e dei programmi, tesi di laurea e quant'altro, proprio in sociologia della memoria. E questo tipo di mentalità comincia a entrare anche nella logica dei corsi, per esempio, dei licei, con alcuni professori naturalmente magari più di altri, che ci invitano e con i quali si fanno delle bellissime giornate di lavoro con gli studenti. Posso aggiungere solo una cosa? Federico ha toccato, secondo me, qual è il punto centrale di questo rapporto con la memoria. Io per anni, nel 95 anzi, in occasione del cinquantennale della Liberazione, i miei amici storici di Trieste, sapendo che io mi occupavo di teatro, che avevo lavorato col Teatro dell'Elfo, con Strella, Il Piccolo, mi dicono: ma perché non organizziamo qualcosa all'interno della Risiera di San Sabba? Che significa ripetere un po' il meccanismo della storia del Piccolo Teatro di Milano? Lo spiego per chi non lo sapesse. Il Piccolo Teatro di Milano nasce dove? In quello che era in uno dei centri più famigerati di tortura esistenti in Italia. Era sede della Legione Autonoma Ettore Muti. Legione Autonoma significava che, a differenza di altri nomi che avevano le bande dei camerati, dei fascisti, aveva piena libertà di agire, non doveva rispondere a nessuno. Torture, che era un vero e proprio galleria dell'horror. E cosa è stato il miracoloso del Piccolo Teatro, per cui io me ne sono accorto andando in Inghilterra, a Londra, ma questo esiste anche in Germania. Quando si parla del Piccolo Teatro, c'è questa riconoscenza per un luogo di tortura, un luogo di violenza, di dolore, che è stato trasformato, ecco il termine giusto, è bonificato tramite Goldoni, Shakespeare, concerti, il teatro, la convivenza civile, il confronto, la democrazia. Un luogo di orrore che diventa luogo di cultura. La stessa cosa succede nel 95 a Trieste, all'interno della Risiera San Sabba, facciamo questa grande lettura che partecipa a Strehler, Marisa Fabbri, Monio Vadia, Paolo Rossi, Dello Storti, Omero Tonuti, eccetera, eccetera. Ecco, anche lì è stato fatto questo lavoro di bonifica. Io ho cercato, in qualche maniera, di fare cosa? Di iscrivermi all'ANAD. Dopo quell'esperienza lì del 95, mi voglio iscrivere all'Associazione Nazionale Ex Deportati. Non è possibile. Una lunga battaglia, in termini molto civili, sia ben chiaro, con l'allora presidenza dell'associazione, dice: ma perché non posso iscrivermi? No, perché è un'associazione per i parenti. E lì è sorto questo problema per me. Poi con gli anni sono uscito, partecipando anche tramite anche altre persone, a cambiare lo statuto, e oggi si possono iscrivere tutti quanti all'Associazione Nazionale Ex Deportati. Perché? Perché io sono sempre stato convinto che quel dolore, con tutto il rispetto per l'aspetto intimo, familiare, personale, se non diventa un dolore da privato a pubblico e non diventa possesso di tutta la comunità, di tutto il paese, significa ammazzare una seconda volta le vittime. Cioè che il loro sacrificio,
che siano gli ex deportati nei lager nazisti o che siano le vittime di Piazza Fontana, se quel dolore privato non diventa pubblico, secondo me manca un tassello, manca un passaggio. E per questo, torno a ripetere, è molto importante dal punto di vista del lavoro della memoria, in maniera che si faccia che questi drammi di carattere politico, storico, diventino qualcosa di il gioco inverso, no? Sono fatti politici che però devono diventare nostri. Un trauma di quel tipo lì non può essere vissuto solo dalla famiglia, perché allora vuol dire essere è stato vano quel sacrificio. Grazie. Io, ecco, proprio su questo tema del dolore da privato a pubblico, mi sposterei sulla figura di Licia, che Laura Curin, una grande maestra del teatro di narrazione, appunto ci incarna, per capire, provare a capire insomma insieme anche il lavoro fatto su questa figura, cioè nell'incontro scontro, appunto vorrei capirlo insieme a lei, tra narrazione nel vero senso del termine, oggi un po' deformato dal linguaggio giornalistico, che usa narrazione in maniera probabilmente impropria, qual è, o meglio, il confine o l'incontro fra la narrazione e, possiamo chiamarla, la mimesi, la rappresentazione, cioè come ha affrontato questa figura? Allora, parto dalla narrazione. Le parole dicono quello che la gente vuole dire, quindi le parole sono fluide, non la stessa parola significa in modo diverso. Ho incontrato recentemente una persona che si occupa di territori, eccetera, mi ha incontrata, io sono nota per il teatro di narrazione, mi ha incontrata dicendo: sai, io sono contro la narrazione. E io gli ho detto: quale narrazione, no? E poi abbiamo scoperto che parlavamo di due fiumi completamente diversi. Io sono molto grata al critico che un giorno ha detto che io facevo teatro di narrazione. Io racconto, ma se voi tornate indietro nella tragedia greca, dove ci sono fatti che non si possono vedere, rappresentare, o dove ci sono scontri e episodi chiave che avvengono in posto molto lontano, arriva il messaggero, che altri non è che un narratore, che sta lì per un bel po' e racconta il fatto di sangue, racconta cosa accade lontano da lì. Quindi, intanto questo, no? La narrazione per ognuno significa, così come quei fatti vengono narrati in modo differente, e narra a suo modo Licia. Io l'ho conosciuta evidentemente attraverso i testi, i libri, le cose pubblicate. Avevo 13 anni, in casa mia c'era veramente non un oblio di tipo politico, un oblio di tipo, oserei dire, fisico. Mio padre era stato deportato, ma aveva scelto il silenzio. Tanto di notte, tutte le notti urlava, tutte della sua vita. Mia mamma gli diceva: tutto bene, non sei più là, e ci voltavamo dall'altra parte. Io credo di avere il sonno pesante per quello, però in casa mia mio padre voleva solo essere felice, punto. Quindi, nonostante tutta la vita abbia sofferto per i postumi dell'internamento. Quindi avevo 13 anni e ricordo un fatto. Mio padre lo guardava, a volte spegneva la TV, quello l'ha guardato. Abbiamo guardato questo, abbiamo guardato Papa Giovanni, ci sono alcune cose che lui guardava e altre no, i funerali li ha guardati. Ma non ricordo che ne abbiamo parlato. Ho avuto però invece, a differenza di altri, una grande fortuna. In quelle che erano le medie inferiori avevo due professori, uno di matematica col numero tatuato sul braccio e una di italiano che, quando arrivava in classe, appoggiava il giornale e diceva: oggi cosa è successo? E ci diceva semplicemente cosa era successo. Ecco, me la ricordo così, ma poi non è che ci abbia tanto ripensato, per cui mi sono dovuta informare.
Me la ricordo perché ancora quando poi, 2 anni dopo, sono entrata qui a Gioberti, qua a due passi, c'erano ancora le scritte per Pinelli davanti alle finestre. Lì c'era, dove c'è stato per un po' il parcheggio, c'era una vecchissima casa che per anni stava per crollare, piena di scritte, no? E c'erano le scritte per Pinelli. Divisi a metà tra compagni di scuola miei che sapevano tutto di politica e io che ero veramente la sordita che arrivava da fuori. Però hanno narrato, molto narrato, ma mi hanno narrato sempre di Pino Pinelli. Mi hanno narrato di Pino Pinelli, dei fascisti, mi hanno narrato della bomba. Nessuno mi ha raccontato di Liccia. Perché forse l'avrei incrociata prima, l'avrei incontrata prima. Ho dovuto aspettare molti anni dopo una donna chiamata Bianca Guidetti Serra perché certe storie mi arrivassero più vicine. Quindi quando Renato mi ha proposto Licia, il grande imbarazzo era mettere in scena una figura così monumentale. Cioè una figura di persona, donna o maschio che sia, che da un certo giorno in poi ha dovuto ferocemente costruire se stessa con esattezza. Licia è esatta. Non, l'ho conosciuta grazie a Renato, un libro lo corregge, è chiaro che è esatto, prima di mandarlo in stampa tu lo correggi. E invece mi sono resa conto che Licia è esatta, ferocemente, e che ha imparato a essere esatta. È riservata, è molto cortese, è una persona assolutamente urbana, ma è una costruzione monumentale di un sé che Renato molto chiaramente, non lo svelo per chi non ha visto lo spettacolo, che Renato molto chiaramente nel testo comprende. Cioè quando ti trovi davanti a Licia, insomma, smetti di dire scemenze, cioè smetti di dire, ecco, diciamo così, smetti proprio di dire perché hai paura di dire anche una parola in più. Quindi primo, dire solo quello che ha scritto Renato, che la conosce bene, non inventare nullissima. Invento solo una cosa sul mangiadischi, ma più per il pubblico che per Licia, e comunque nel primo pezzo, quando è ancora prima dei fatti. Allora, è come andare ad un processo, mettere in scena Licia, come essere ad un processo. Io so tutte le sere, e mi capita di sbagliare, capita a tutti di sbagliare, tutte le sere mi pongo semplicemente il compito di essere esatta, di dirla tutta, di dirla nel momento giusto e di dirla così com'è. Ricamare o recitare troppo su una figura così mi sembrerebbe veramente un insulto, non mi permetterei mai, e sono onorata che mi si lasci dire parole di Licia. Renato ha usato però un bellissimo escamotage, ha inventato una lingua per parlare di Licia, ha inventato un lei, io, tu, che mi permettono ogni volta di scivolare e di sopportarlo, questa persona. Non è un personaggio, so dove abita, e tra l'altro ho cercato anche di dimenticarlo, non saprei andarci. È una signora che ha tutto il diritto di essere ricordata con esattezza, ma non disturbata, non so come dire, e spero in scena di non disturbarla neanche un po'. È un po' difficile, però mi guidano non delle questioni estetiche, che a volte mi guidano nel mio lavoro, no, è più bello, è più brutto, è più interessante, Ho cercato di farmi guidare soltanto da delle questioni etiche qua e di fare quello che lui ha scritto, che lui la conosce meglio. Posso fare due precisazioni velocissime? Uno, il titolo Il rumore del silenzio mi è stato
È stata un'idea di Paolo Silva, uno dei figli delle vittime, e due, per non rubare, diciamo così, la sostanza di questo intervento che ho fatto io all'interno della drammaturgia per chi verrà a vedere lo spettacolo, però ecco, forse non è giusto adoperare il termine incarnarsi, perché la parte riguardante di Ciapinelli, che nasce dal libro di Piero Scaramucci, una storia quasi soltanto mia, già lì c'è segnato in maniera chiara la strada che poi avrei preso, che non è quella del vivere in prima persona, ma lo spostamento fuori di sé. Lei parla di Licia, parla, come diceva lei, di voi, di noi, di loro, eccetera, ma l'io non è quasi, non è usato. Lei ha spostato tutto fuori da sé, perché il dolore lancinante dentro non può viverlo, e quindi in qualche maniera ha portato tutto fuori. E per questo forse gli è permesso di vivere in quel modo, con questa monumentalità, proprio ricorda una grande madre greca, la grande madre greca in questa sua, poi è una donna molto divertente, le piace la compagnia, quando andiamo con lei con i nipotini è felice, ha tutto un vivere comune di amicizie, di solidarietà, ma quando in qualche maniera parla di queste cose, ricorda questa cosa, la monumentalità di un personaggio che ha sopportato su di sé il peso della storia, perché è ricaduto in parte sulle piccole spalle sue, con due figlie da tirare su. Ecco, sì, questa precisazione sulla questione dell'incarnare è fondamentale. Io l'ho usato più in un senso di embodiment che non di immedesimazione, proprio perché un elemento fondamentale di questo spettacolo è appunto questo continuo scivolamento del punto di vista, la difficoltà anche di cogliere una focalizzazione precisa, ed è evidentemente la volontà stessa dello spettacolo. E un altro elemento molto interessante, senza voler svelare troppo, è anche il rapporto che poi si intrattiene in scena con l'immagine, con gli oggetti. Quindi, appunto, per chiudere in questi ultimi minuti, vi chiederei magari qualche battuta proprio su come si relazionano i vostri corpi con tutto quello che c'è attorno a voi, dietro di voi, quello che, insomma, questi regali di Natale che vengono un po' svelati. Io lascerei la chiusa a Renato, perché ha fatto davvero un lavoro, lo vedrete, ma poi anche chi l'ha già visto si rende conto che è un testo difficile, che però penso, ditemi se mi sbaglio, arriva in maniera semplice al pubblico, non è così complesso seguire i binari. Gli oggetti sembrano un po' dei reperti, sono usati come se le parole, questo è solo mio, come se le parole, proprio perché utilizzate in sede processuale, utilizzate e continuamente pesate, eccetera, emanassero attorno a sé una necessità di eguale esattezza, quella sì rappresentata da un oggetto, che diventa una testimonianza reale. Questa è la mia scatola, questo è il nostro libro. Mentre le parole sono continuamente, durante i processi, nella stampa, dibattute, variate, l'oggetto diventa quasi un reperto. Tanto che diventa un reperto non solo gli oggetti di Licia o dei parenti delle vittime, ma addirittura il reperto dentro il reperto, il libro che Franco Freda sta leggendo durante il processo. Conoscere il titolo di quel libro, come se fosse così difficile da maneggiare tutta questa storia per tutti, per le persone che ci sono coinvolte, per gli operai e tutte le persone che non erano solo gli operai, ma c'era anche molta classe media a quel funerale, conscia del fatto di doverci essere, come se tutto questo fosse continuamente messo in crisi, i processi, solo l'ordine dei processi assolti, colpevoli, innocenti, scivolasse, e allora ci sono questi oggetti a cui ci si aggrappa per continuare a tenere un senso di realtà. E poi sono semplicemente dei pacchetti di caramelle.
alla fin fine sono un segno di quell'epoca, sono, come dire, un tratto di pittura. Renato ha cominciato come artista e il disegno dello spettacolo ha la sua cifra anche di artista, no? Sì, precisiamo che i disegni che scorrono sui due schermi sono fatti da Giulio Speranzoni e Ugo Pierri, uno di Triestino, l'altro è di Forte dei Marmi, che sono due grafici, due disegnatori di livello nazionale, e fanno una sorta di colonna visiva, non colonna musicale. Le musiche invece sono di Carlo Boccadoro, di Sentieri Selvaggi, uno degli autori più importanti, uno dei compositori più importanti. Io però posso chiedere una cosa ancora a Sinicato? Certo. Perché abbiamo trattato un po' poco, forse, la situazione giuridica ultima, cioè la sentenza definitiva, quella che è stata la pietra tombale in cui non è riconosciuto nessun colpevole. Però chiedo a lui, ma è passato il fatto che nonostante non ci sia nessun colpevole, la realtà storica è acclarata ed è quella? Cioè che sono state Ordine Nuovo con una serie di partecipazioni? Scusa se ti ho rubato il lavoro, Matteo. No, un inizio ne va dietro di questo processo esiste oppure appunto non... La risposta più iconica, in questo caso mi rifaccio proprio al tema degli oggetti, della materialità dell'oggetto, la trovate in Piazza Fontana, sul selciato della piazza, accanto alla fontana. In Piazza Fontana c'è una delle poche fontane di Milano, peraltro, di fronte al vescovado e all'arcivescovato e di fronte alla banca c'è questa fontana, e intorno alla fontana nel 2009, in occasione della cinquantenario, nel 2019, scusate, nell'occasione del cinquantenario sono state posate 17 formelle con i nomi in pietra, con i nomi delle 17 vittime, e abbiamo voluto che oltre al nome ci fosse la professione, il mestiere, perché era l'unico modo semplice, naturalmente, per ridare qualcosa della vita di ciascuno in una sola parola: agricoltore è agricoltore, commerciante è commerciante, mediatore è mediatore. La vita di una cosa, specialmente a quell'epoca, parliamo degli anni 70, il valore del mestiere che si faceva era importantissimo. Io mi ricordo che fino a 30 anni fa vestire la divisa del tranviere era qualcosa che uno assumeva come onore, si sentiva parte di una comunità con un ruolo, aveva la divisa del tranviere, quindi l'agricoltore ci teneva a essere agricoltore come il tranviere ci teneva a essere tranviere. Oggi si è perso un po' questo, evidentemente. Oltre a queste 17 formelle, qui rispondo esattamente alla domanda, abbiamo voluto, e il Comune di Milano ufficialmente ha installato in Piazza Fontana una formella più grande in cui c'è scritto 12 dicembre 1969, bomba nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, collocata iscritti ad Ordine Nuovo, sigla neofascista di estrema destra, perché questo è il succo storico indubitabile, ineccepibile di quella sentenza. Quella sentenza del 2005 della Cassazione arriva a dire sostanzialmente questo: siamo sicuri, dopo 40 anni di processi, siamo ormai super certi che quella bomba è stata collocata da Franco Freda e Giovanni Ventura, che furono giudicati all'epoca, condannati per gli attentati ai treni dell'estate del 69, ma non ritenuti sufficientemente raggiunti da prove certe per essere condannati anche per la strage di Piazza Fontana. La sentenza del 2005, a distanza di molti anni, dice: tutto quello che abbiamo raccolto fino adesso ci dice che era esatta la contestazione, sono stati Freda e Ventura. Lo possiamo dire oggi, dicono i giudici, non l'hanno potuto dire allora, ma ne siamo certi oggi, ma non possono più essere condannati una seconda volta. E insieme a loro, e questa è la seconda parte di quella sentenza, sono certamente responsabili anche coloro che agivano in nome per conto di Ordine Nuovo nel gruppo, nello specifico nel gruppo Veneto, che era
comandato e organizzato da questo medico di Venezia che si chiamava Carlo Maria Maggi. Carlo Maria Maggi fu quindi assolto dai giudici perché fisicamente, formalmente, non ritennero di aver raccolto certezze sufficienti, ma viene riconosciuto che era il capo organizzativo e politico di Ordine Nuovo del Veneto e che quel gruppo aveva certamente organizzato la strage. La storia in qualche modo ci ha dato ragione e ha segnato poi alla fine in qualche modo la chiusura del cerchio, perché Carlo Maria Maggi è stato poi condannato all'ergastolo con sentenza definitiva per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, strage che avviene 4 anni e mezzo dopo, praticamente commessa dallo stesso gruppo operativo, dallo stesso gruppo di fuoco di Ordine Nuovo. Per la strage di Piazza della Loggia è un processo che ho seguito anche quello e quindi conosco bene. Invece Carlo Maria Maggi viene alla fine condannato con sentenza definitiva all'ergastolo. Quindi, diciamo, la storia mi dice, ci dice a tutti, che lo scrupolo eccessivo forse con quale la Cassazione ha assolto Carlo Maria Maggi per Piazza Fontana non ha impedito che venisse riconosciuta la sua responsabilità per un'altra strage assolutamente parallela e paragonabile dal punto di vista dell'organizzazione, delle tipologie, a quella di Piazza Fontana, e ci toglie, almeno dal punto di vista storico e morale, qualsiasi dubbio e remora nell'indicarlo, nell'additarlo oggi come il responsabile dell'organizzazione anche della strage del 12 dicembre. Grazie, grazie mille. Purtroppo dobbiamo chiudere, ma sarebbe stato interessantissimo continuare questa chiacchierata. Ringrazio appunto Laura Curino, Elena Sarti e Federico Sinicato per essere stati con noi questa sera. Vi ricordo l'appuntamento fino al 10 di dicembre al Teatro Gobetti con Il Rumore del Silenzio, e buona serata a tutti. Grazie.